Buonasera a tutti, siamo a Edu3D, nella biblioteca di Edu3D che è stata allestita per l'occasione, per questo evento in cui presentiamo le attività di formazione, di didattica e di innovazione che proponiamo, i progetti che abbiamo appena concluso e alcuni che proponiamo per il futuro. Allora, iniziamo proprio dicendo che il nostro gruppo è una realtà virtuale che da tempo opera appunto in ambiente 3D multiutenti, in OpenSim. E grazie all'esperienza e al volontariato, alla creatività di docenti, di esperti di architettura digitale, didattica innovativa qui nel mondo virtuale Craft World. Noi abbiamo questa idea del laboratorio digitale che diventa proprio realtà virtuale nel mondo 3D, ad opera di noi docenti, ma anche di esperti tecnici, e costruiamo un ambiente, sperimentiamo, facciamo esperienze insieme, proprio nella prospettiva di innovare metodi e scenari di apprendimento. E offriamo anche il nostro aiuto a progetti, la nostra collaborazione. Ecco, quello che vedete alle mie spalle è il nostro nuovo logo di Edu3D che ha realizzato ultimamente Michelangelo. Sto succedendo, devo andarmi a sedere, scusate. Vedete che nella realtà virtuale si può saltellare dove si vuole. Vabbè, rimango qui così mi vedete meglio. Allora, non mi piace, meglio seduta là. Allora, vi faccio solo scorrere rapidamente le diapositive che contengono alcune note sui corsi appena realizzati o appena conclusi. Questo corso che è iniziato il 4 settembre di quest'autunno, il corso Riprendiamoci di cui vi parlerà Sergei. Questa era la diapositiva che avevo preparato per Luca, quindi io la faccio vedere adesso. Qui siamo in aula albero e qui abbiamo proprio Michelangelo e anche Eva sono i nostri tutor principali, ma non i soli, insomma, sono i parecchi. Abbiamo il nostro sito, ritornerà poi anche dopo nelle altre diapositive, così poi potrete prendervi il link. Questa è l'aula albero e questa è una delle modalità con cui lavoriamo, cioè le classroom. Sono queste piattaforme di Google in cui mettiamo i nostri materiali condivisi, i compiti, le scadenze, le istruzioni e ci confrontiamo con l'aiuto reciproco e collaborativo di Cooperative Learning. Questa è la diapositiva di partenza per entrare in Craft, quindi si inizia così e poi si va avanti. Questo è il corso di Scratch tenuto da Michelangelo, anche questo appena concluso. Ve ne parlerò. Questo è anche il corso di Blender e con l'aggiunta del plugin Archimesh hanno creato Archiland e ne parleranno i protagonisti che sono appunto Salazar, Eva, Cry. E molti di voi che hanno partecipato a questi corsi. Ecco, io lascerei adesso una breve presentazione a tutti i tutor e poi a Salazar che
espliciterà i suoi contenuti sull'innovazione, sulle prospettive future e quindi vi presento per adesso, subito dopo di me, Michelangelo, quindi Michelangelo si può accomodare e lascio lui la parola. Seguirà poi Sergei, poi Giovanni, poi Marlù, Eva e infine Salazar. A voi. Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro. Questa sera vi parlerò un po' del corso di Scratch che si è tenuto a D2-3D negli ultimi mesi. Mi sentite, innanzitutto? Non vorrei. Penso di sì, vedo lei. Perfetto. Allora, è stato il primo corso su Scratch tenuto qui a D2-3D e precisamente sulla versione 2.0 di Scratch. Abbiamo un po' sperimentato questo strumento didattico e ho proposto delle attività appunto riguardanti l'utilizzo di questo programma. È stato un susseguirsi comunque di argomenti che piano piano ci hanno anche permesso di capire nel dettaglio alcuni comandi essenziali di Scratch. Vediamo, questo è insomma Scratch, il logo di Scratch, il nostro nuovo logo di Edu3D. Andiamo avanti, vediamo. Ecco qua. Ecco, queste sono la prima slide riguarda le prime due attività che sono state svolte. La prima attività in assoluto ha riguardato comunque la visione dell'interfaccia di Scratch, quindi abbiamo fatto un primo incontro sui primi passi, dove c'è stato anche un interessante intervento di Annie che ha utilizzato nelle sue classi Scratch, quindi appunto dal momento in cui questo corso è stato indirizzato principalmente ai docenti che volessero in un certo qual modo approfondire questo programma per magari utilizzarlo in attività scolastiche. E quindi nel primo incontro poi abbiamo visto l'interfaccia di Scratch e abbiamo iniziato a vedere come muoversi con i comandi di Scratch. Le attività poi che sono susseguite sono andate a centrare determinati argomenti e determinate parti di Scratch. La prima attività vera e propria ha riguardato le storyline. Abbiamo creato una storyline, abbiamo visto come fare interagire degli sprite utilizzando principalmente il comando trasmetti e praticamente come prima attività è stata rappresentata la favola della lepre e della tartaruga e quindi questa è stata l'attività proposta. Poi naturalmente i nostri corsisti da questa attività sono andati a creare delle proprie favole anche molto carine che appunto erano anche come l'obiettivo, il primo obiettivo di questo corso, quindi il primo compito assegnato. La seconda attività ha riguardato le linee del tempo. Abbiamo creato una linea del tempo a più pagine, nel senso che è stata una linea del tempo, cioè è una linea del tempo abbastanza grande. Con questa linea del tempo siamo riusciti innanzitutto a vedere, a capire cosa sono le variabili con Scratch e poi abbiamo iniziato a guardare un po' alcuni sensori che ci permettessero, in un certo qual modo, come potete vedere dalla foto, questa molto rappresentativa, di cambiare il colore dello sprite a seconda dell'interazione col mouse. E naturalmente poi al click siamo riusciti anche a dare un messaggio riguardante appunto l'attività che stavamo svolgendo. In questo caso abbiamo ricostruito la linea del tempo sulla vita di Dante Alighieri. Queste sono le prime due attività, poi abbiamo fatto un'attività sulle mappe ad itinerari, abbiamo quindi approfondito i blocchi di domanda e abbiamo anche iniziato a vedere un po' gli operatori creando alcune condizioni che limitassero le possibili risposte che appunto si potevano dare in questo programmino e l'obiettivo era quello di far muovere un piccolo
piccolo aeroplano in varie regioni e magari inserire tra la regione di partenza, la regione di arrivo degli scali. Poi abbiamo l'immagine a collegamenti, un'attività che ci ha permesso di approfondire i comandi, i sensori per colore. E soprattutto per fare questa attività abbiamo dato dei piccoli cenni sull'utilizzo di Scratch, che sono stati anche molto apprezzati durante il corso. Abbiamo visto come creare delle trasparenze e come creare i rettangoli, le etichette della nostra immagine a collegamento e questo sfondo che potete vedere anche in immagine, forato di diversi colori. Poi abbiamo visto, approfondito in modo veramente dettagliato gli operatori, creando un piccolo programmino che a seconda di alcune variabili, tipo il numero di lati e il colore della penna, dia un'uscita appunto un poligono regolare. E quindi abbiamo creato questo programmino, soprattutto ampliando l'argomento operatori e anche introducendo l'argomento penna. E per ultima abbiamo visto come creare una immagine pixel art. È stata una delle attività, io penso, anche più difficili, che ha messo in difficoltà anche poi a seconda della valutazione che i vari corsi siano dato delle varie attività, ha messo un po' in difficoltà più di una persona. Tuttavia sono riusciti, la maggior parte è riuscita a portare a termine questa attività e soprattutto siamo riusciti a dare una visione di come poter utilizzare una lista che io penso sia una delle cose più difficili da implementare in un'attività con Scratch, soprattutto poi nel modo in cui siamo andati ad implementare questo progetto, ha permesso anche di capire veramente le alte potenzialità di questo sfondo. Adesso, l'ultima lezione, abbiamo approfondito le novità della versione 3.0, che sarà la nuova versione di Scratch disponibile a partire dal 2 gennaio 2019, che subentrerà alla versione di Scratch 2.0 adesso disponibile. È stata una lezione molto interessante e anche molto apprezzata perché appunto le modifiche fatte nella versione 3.0, seppur poche, diciamo, poche in quanto i contenuti, ma comunque ci sono state delle variazioni comunque di estetica, potevano in un certo qual modo mettere in difficoltà chi era abituato a lavorare con la versione 2.0 e quindi abbiamo fatto questa lezione. Ecco, queste sono la conoscenza degli argomenti. Abbiamo dato un questionario al termine del corso ai nostri corsisti e abbiamo pot come potete vedere da questi grafici, queste erano le conoscenze prima del corso e dopo il corso diciamo che il 50% ha ampliato abbastanza le conoscenze e il 50% ha ampliato di gran lunga le conoscenze. Sono soddisfatto del fatto che dopo il corso nessuno abbia pensato di aver poco ampliato le proprie conoscenze o addirittura non aver ampliato le proprie conoscenze. Questi sono i messaggi che sempre nel questionario ci hanno lasciato i nostri corsisti, potete anche magari leggerli. Sono stati veramente molto carini e anche molto bravi. Infatti hanno fatto dei lavori veramente straordinari e poi sono anche molto soddisfatto del clima che si è instaurato perché noi utilizziamo come mezzo non solo la Classroom, che è comunque il mezzo canonico che viene utilizzato nei corsi di Edu3D, ma anche un gruppo Facebook dedicato che si chiama, se volete aggiungervi e seguirci, Edu3D Scratch and Code. E praticamente su questo gruppo, per ogni attività, se c'erano delle problematiche, innanzitutto le persone pubblicavano i progetti e quindi io li guardavo e vedevamo un po' dove era il problema, ma soprattutto gli stessi compagni di corso hanno molto spesso aiutato i loro appunto compagni, diciamo così, nella risoluzione dei problemi. E questa è una cosa di cui sono molto contento perché alla fine è stato veramente un corso collettivo
in cui tutti erano a disposizione di tutti e quindi insieme siamo riusciti, perché alcune cose che poi hanno suggerito gli altri, neanche io le sapevo molto bene, comunque siamo riusciti a risolvere la maggior parte dei problemi e ad arrivare al termine di questo corso che ricorderò sempre con molto affetto. E niente, questi sono i loro pensieri. E questi sono invece i canali dedicati al corso, ancora disponibili dal momento in cui certamente approfondiremo questa prima parte del corso, cioè questo lato di D3D che è Scratch, che entra, io penso, nel DNA di D3D, quindi approfondiremo magari con altri corsi un po' più avanzati, dato che c'è ancora tanto da fare. E poi c'è naturalmente ancora il sito di Edu3D, dove ci sono gli articoli, vanno un po' aggiornati, vanno aggiunti gli ultimi articoli e verranno aggiunti al più presto, però già trovate lì del materiale. Del corso cosa rimane? Rimangono i video tutorial, rimangono gli streaming delle lezioni, rimangono le schede di progetto, che sono il materiale che comunque è stato consegnato a tutti i corsisti, che rimane a disposizione gratuitamente a tutti coloro che, anche non avendo seguito il corso, vogliono comunque approfondire tutti gli argomenti o alcuni argomenti proposti in questo corso. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola agli altri tutor per gli altri corsi. Grazie Bene, mille. noi ringraziamo te, Michelangelo, perché sei stato bravissimo a creare anche questa classe con un bel clima e abbiamo veramente dato il meglio di noi per partecipare come tu, cioè, secondo la tua guida, insomma, perché dovete sapere che Michelangelo è anche il nostro architetto preferito. È molto disponibile, una persona eclettica, studente, tutor e ci segue da tanto tempo, è veramente una grande collaborazione. Adesso c'è una presentazione del corso Riprendiamoci con Sergei Zarf, lascio lui la parola. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, ben trovati. Faccio la solita consueta prova audio per essere certo che mi sentite, visto Allora, che Sergei, cambia. puoi iniziare a dire di che si tratta. Super Michelangelo, hai proprio ragione. Infatti, non mi sentivi, ho dovuto mettere l'audio qui Ok. anche. Un attimo soltanto, allora devo silenziare dall'altra parte. Ok, di nuovo buonasera, allora. Ben trovati. Allora, il nostro corso basato essenzialmente sulla soluzione del bisogno di documentare la nostra attività qui all'interno dei moduli virtuali. Quindi, essenzialmente centrato su come riprendere all'interno dei moduli virtuali, registrando in locale ciò che avviene, ma anche trasmettendo in diretta streaming. Adesso la diretta streaming negli ultimi tempi è diventata molto più semplice. Premetto che questo è un corso che facciamo, che faccio, che organizziamo dal 2012, quindi abbiamo seguito un po' l'evoluzione dei mezzi all'interno delle piattaforme di realtà virtuale e soprattutto anche delle piattaforme online e dei software che permettono di registrare, trattare, trasmettere e poi immagini e clip video e tracce audio. Quindi questa versione del corso è stata aggiornata per quanto possibile alle nuove tendenze. E abbiamo fatto un breve corso in 5 incontri in cui abbiamo affrontato appunto gli aspetti
che adesso ti mostrerò molto velocemente gli aspetti principali, che sono praticamente la base della registrazione delle piattaforme virtuali e come potete immaginare differisce chiaramente da registrare con la webcam o da registrare comunque con il telefono. Adesso è molto di moda, no? Fare delle videoclip con il telefonino, non so. Perché ci sono delle problematiche, che non sono delle problematiche in realtà, ma delle opportunità date dal realizzare anche degli strumenti didattici all'interno dei mondi virtuali che sono particolarmente interessanti. Fra qualche minuto, qualche secondo, in realtà vi farò vedere un estratto, un piccolo video di pochi minuti, che riporta gli estratti dei lavori conclusivi dei partecipanti al compito, scusate, al corso. Ma ogni lezione venivano dati dei compiti per passare poi alla lezione successiva, avendo sperimentato ciò che ha appreso durante la lezione. E alla fine è stato fatto un compito che consiste non semplicemente in una ripresa o nel montaggio delle effettuate, ma in un progetto. Quindi per le basi, con un minimo di nozione di regia, abbiamo visto come costruire un percorso di testimonianza di. Scusatemi, mi manca il sinonimo stasera, mi mancano un po' le parole. Come costruire un percorso di testimonianza, mi viene questa parola, di un evento o di una serie di eventi che possono essere didattici, ma anche, come vedremo poi invece alla fine, di situazioni che possono accadere o che possono essere create ad arte all'interno dei mondi virtuali. Come vi dicevo, quindi le basi della registrazione abbiamo visto nel primo incontro, poi abbiamo fatto subito nel secondo delle prove pratiche di ripresa. In diverse situazioni abbiamo visto come interagire con le interfacce dei programmi, come entrarci un po' dentro. Chiaramente, vista la brevità del corso, abbiamo dovuto restare un po' snelli, cioè quindi non abbiamo fatto un corso nozionistico, ma abbiamo dato più spazio possibile alla pratica, per quanto possibile in questo ambito. Dopodiché abbiamo visto come variare le atmosfere e l'ambiente. Quindi Quello che io vedo adesso nel mondo virtuale è già ricco di informazioni, ma abbiamo visto come sia possibile arricchirlo molto di più senza bisogno di agire poi in post-produzione. Cioè già all'interno qui di questa stanza, io agendo su pochi comandi, su poche levette, date dal programma che uso per interagire nel mondo virtuale, posso fare molto. E questo è molto interessante perché la maggior parte delle persone non lo sanno. E quindi vivono la propria esperienza di mondo virtuale molto plain, no? Cioè, molto semplice, così come appare, non sapendo che possono anche cambiare l'illuminazione, per esempio, mettere alcuni effetti che Sono sono legati legati all'ambiente, che normalmente nella vita reale non possiamo possiamo cambiare, cioè non possiamo far piovere a comando. Qui sì. Quindi, poi abbiamo dedicato gli ultimi incontri al passaggio successivo, che è quindi l'editing, quindi al montaggio, al taglio sia del video che dell'audio. E nell'ultimo incontro, che appunto era preferibilmente, insomma, per la maggior parte del tempo legato alla pratica, abbiamo anche degli elementi di regia. Lì in quell'incontro siamo proprio usciti fuori dall'aula e abbiamo provato a interagire con interagire con l'ambiente l'ambiente e e registrarlo. registrarlo. Poi vedrete in questo breve video che adesso Salazar gentilmente farà partire, Vedrete vedrete le varie esperienze dei partecipanti. alcuni veramente hanno prodotto molto, sono stati molto bravi, io sono stato molto contento. Ecco, prego.
Ecco. Grazie. Questo è un piccolo breve contributo realizzato con, come dicevo, con i lavori finali del compito del corso, di questa breve esperienza, insomma, di 5 incontri. Ecco, quindi qui abbiamo iniziato ad apprezzare che cosa, quali sono le opportunità della realtà virtuale, quali sono le opportunità di ambienti come questo, che a prima vista sembrano anche molto carini, però con molti limiti, no? Ci sono anche gli applausi, come vedete, grazie. In diretta. Gli applausi in diretta, non erano nel video. Ecco, nei mondi virtuali, qui lo dico per chi ha tra i presenti o chi ci segue da fuori, insomma, un'esperienza limitata in questo ambito, avviene molto in realtà. Cioè, molte persone sperimentano. Questo è proprio l'ambito giusto per sperimentare, non solo singolarmente, ma soprattutto in gruppo. E quindi ci sono degli eventi che accadono, degli eventi artistici, in cui le persone creano, mettono in atto niente, stasera ho dei lapsus, vi chiedo scusa, ma l'emozione, un'installazione artistica. Ecco. Quindi, nel prossimo video che vedrete c'è una realizzazione che mette in luce sia una realizzazione artistica molto interessante, ma sia come si può giocare con il montaggio, ma anche con gli elementi presenti nell'ambiente virtuale. Quindi questo video rappresenta un insieme di tutto questo. Poi alla fine di questo video vi dirò 2 parole su quella che sarà il corso successivo che metteremo in atto. Prego, Salvo, grazie.
Ecco, benissimo. Quello che abbiamo appena visto era un video realizzato su un'installazione artistica, come vi dicevo, di Ultraviolet Alter di qualche anno fa. Per Per esempio, esempio, lei lei è è una bravissima artista all'interno all'interno dei del mondi mondo virtuali che che la realizza anche la musica. musica delle proprie installazioni, quindi è un'artista abbastanza poliedrica. E Quello che quello che avete visto è in aggiunta, costituito da elementi di post-produzione fatti dal programma di montaggio, cioè utilizzati tramite un programma di montaggio. Su riprese immagini realizzate su quell'installazione. Quindi si può fare molto in realtà, alterare molto, e questo sarà un po' quello che andremo a vedere nel prossimo step, quindi nel secondo corso che faremo più avanti, sempre in brevi serate, insomma, in brevi incontri. E come primo corso avremo delle dispense e poi la registrazione video della serata di lezione. Che è una È una caratteristica. caratteristica, so, che contraddistingue questi nostri corsi. Quindi, oltre a essere presente alla lezione, ci si basa molto sulla dispensa e sulla possibilità di rivedere, di risentire, oltre Al al fatto di fatto di avere un grosso appoggio grazie a Google Classroom, quindi un'interazione abbastanza presente, quasi quotidiana, insomma, con l'insegnante, con il tutor del corso. Quindi, prossimo prossimo appuntamento a cui vi invito è sull'editing, montaggio, montaggio avanzato. Vi ringrazio, grazie Giuliola, e concludo così il mio intervento. Allora, il corso di Sergei è stato un corso di qualità, senza tanti clamori, ma dobbiamo dire divertente. Adesso ho letto che qualcuno non ha visto il pannello, non ha visto quindi il video, perché probabilmente non aveva attivato la condivisione schermo con Zoom. Allora vi ho messo in chat il link ai video che ha scritto Sergei. Grazie Sergei. Intanto metto questo link, lo potete conservare, vedrete più avanti. Vi posso dire che Scusate un secondo, volevo solo dire, può darsi che il ritardo venga proprio da Sergei. Prova a spegnere il tuo microfono, Sergei, qua. Sì, prima si sentiva anche il respiro di Sergei, che comunque ha espresso molto bene ciò che sono i principi, diciamo, le linee guida del suo progetto e del suo corso. Va benissimo. È ok adesso va bene. Ok, adesso guardiamo tutti magari verso l'albero di Natale, che forse succede qualcosa. Forse. Ah, ecco, intanto le rose. E poi c'è un personaggio come si rende adesso con degli effetti speciali. E con degli avatar speciali. Adesso si presenterà e se volete anche adesso o dopo quando parla Sal che
ci parlerà proprio di questi strumenti, di questi oggetti particolari. Allora, il Nomiki Now può parlare forse, vero? Vai. Allora, per questo evento abbiamo pensato di portarvi qui un piccolo robottino che adesso viene anche molto utilizzato in didattica. È stata un'idea della professoressa Gigliola che io ho subito accettato e quindi ho cercato un po' di fare vedere, di esaudire questo desiderio. Siamo riusciti a creare questo avatar robottino che ha fatto, come avete visto, il suo ingresso musicale su uno xilofono sotto una pioggia di rose. Quindi spero vi sia piaciuta questa sorpresa. Questo è molto alto, si può fare grazie ai mondi virtuali. Possiamo andare avanti con il nostro evento. Grazie mille. Io infatti dico sempre così che chiedo a Michelangelo, ma mi piacerebbe questo, cosa ne dici? Si potrebbe fare? E la risposta per fortuna è tutto si può fare da parte di Michelangelo, ma perché lui ha anche una conoscenza e una creatività incredibile, tutto si può fare, si può fare, esatto. Allora, io passerei quindi a questo punto al prossimo relatore che dovrebbe essere Giovanni, con la città che vorrei. Ci fa vedere il suo progetto su Mindtest. No, non è questo. Ecco, questo qui è il pannello suo. Va bene, prego Giovanni, Giovanni Orefice. Allora, il progetto è partito così, è nato in Edu3D con i blocchi di Minecraft, poi Mindtest, e ci ha seguito Salazar ai primi passi di questo progetto. Poi in realtà, lavorando insieme, abbiamo concretizzato l'idea della città che vorrei da parte dei ragazzi. I ragazzi della scuola di Giovanni, di Avellino. Poi se riesce, se non riesce a parlare, puoi scrivere comunque qualche cosa, Giovanni. Il progetto è stato molto, molto, molto particolare perché ha lavorato su piattaforma Edmodo tutti i giorni con dei ragazzi attivissimi, motivati e bravi, veramente bravi. È bastato dare veramente un inizio, un input e loro hanno realizzato la città con gli impianti sportivi, la ferrovia, gli servizi, le zone. Il mercato, insomma, tutto quello che ha costruito la Miera con dei suoi allievi, Laura Tardito, che ha costruito il borgo Ligure proprio con i colori. Questo qui che vedete è uno dei nostri meeting, le nostre belle faccine, come vedete, le nostre riunioni che facevamo in ScreenLeap, forse, se non mi ricordo male, Salazar. Abbiamo usato dei modi di condivisione, di comunicazione per riunirci e per mettere insieme. Questa è la manifestazione alla fine, sì, con i genitori,
con i ragazzi a distanza. Non, è stato veramente un lavoro notevole. Abbiamo anche lavorato con una classe di Riccardo Lopez del liceo, e i ragazzi del liceo non sono stati tutor dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Giovanni. I ragazzi del liceo, nel loro programma di arte, di storia dell'arte, avevano il Rinascimento, quindi hanno fatto ritrovare la città rinascimentale con degli scavi che dovevano effettuare i ragazzi più giovani, quindi loro sono stati da tutor, hanno costruito la città rinascimentale ricoperta di sabbia e l'hanno fatta scoprire ai ragazzi più giovani. Quindi è stata tutta una scoperta nella scoperta ed è stato partito come un gioco e in realtà è stato un gioco che è stato veramente impegnativo e intelligente. Ne parleremo anche dopo di giochi con esperienze di cittadinanza, esatto. Va bene, poi se ritrovi la voce puoi fare anche un intervento dopo, Giovanni, non c'è problema. Le abbiamo viste tutte le tue diapositive o vuoi rifare un giro come vuoi tu? È problem solving. Ecco, allora io direi che cerca la voce. Intanto facciamo accomodare Marlù e l'influenza, però può darsi che sia un momento di raffreddore. Ecco, Marlu che ci presenta mondi virtuali e puntini puntini, lasciamo la parola a lei che ci descrive la sua esperienza sulla didattica e anche la sua esperienza didattica digitale, virtuale e anche la sua esperienza che ha avuto a Lucca perché è stata anche ultimamente a questo convegno con Salazar, quindi ci parleranno anche di questo. A voi. A te, anzi, Marlù. Mi sentite? Mi sentite? Ok, scusate la voce ma sono un po' raffreddata. Allora, io quello che vi porto velocemente è la mia esperienza a Lucca, nel senso che sono andata a seguire i seminari, due in particolare, uno sui percorsi di formazione nel virtuale e l'altro invece sulle buone pratiche nei mondi virtuali. Nel seminario sulla formazione, diciamo che la parte dei leoni l'hanno fatta i corsi di Edmondo e i corsi di Edu3D. È stato fatto anche riferimento ai corsi del passato che hanno fatto da traino, praticamente da piloti, no, dei corsi successivi. Quello che si può dire è che non è che è una pratica molto diffusa nella scuola italiana, queste tipologie di corsi non sono molto frequenti, no? Tanto è vero che sia in Edmondo che in Edu3D la domanda è aumentata nel giro di questi ultimi anni e anche l'offerta si è un po' adeguata anche alle esigenze, però sono sempre pochi, fra virgolette, i docenti che partecipano perché, come si diceva prima, non è ancora matura la cosa per la scuola. Corsi naturalmente che sono di vario tipo, adesso qua alcuni li avete visti, alcuni non sono stati presentati, ma ce ne sono tantissimi. Nel seminario invece, poi dei corsi insomma ne parlerà anche Eva, ne parlerà anche Sal, per cui non mi dilungo. E per quanto riguarda invece la didattica, sia nella presentazione iniziale di lunedì, sia nel seminario specifico, sono stati presentati degli ambienti e in base a queste presentazioni abbiamo un po' catalogato l'uso che si fa dei mondi virtuali. Da una parte ci sono degli ambienti già predisposti che sono bellissimi, sono ricchissimi, però sono delle scatole chiuse che si comprano nelle quali praticamente poi si entra e si fa da si naviga, si gira, ma si è in qualche modo passivi. Bernard Drax ci ha presentato un bellissimo progetto che è ambientato, mi pare, in Lussemburgo, dove stanno ricostruendo, adesso non mi ricordo se era il 700, l'800, 1800, 1700, in Lussemburgo.
Poi Ike ci ha presentato invece la sua piattaforma dove ha parecchi corsi per la lingua inglese. L'altra esperienza, vi parlo solo delle esperienze legate alla didattica e non a quelle legate all'azienda o all'università. Marco Arena ci ha invece presentato un progetto che hanno fatto per il Castello Sforzesco di Milano con i visori e delle stazioni predefinite dove i ragazzi possono andare e fra virgolette giocare, ma intanto anche imparare la storia del castello e del periodo storico. L'altra tipologia di ambiente sono quelli che invece vengono costruiti proprio dai docenti. I docenti sentono il bisogno di costruire un ambiente ad hoc per la propria disciplina e per le proprie classi e sono usati proprio come approfondimento della disciplina. Lo studente visitatore oppure può interagire con gli oggetti, però non partecipa alla costruzione e alla progettazione degli ambienti. E abbiamo visto i bellissimi progetti che hanno presentato Anna Maria, Elisabetta, eccetera, legati alla storia. E sono docenti, tra l'altro, che hanno seguito i corsi di Edmondo, di storia, e poi appartengono a regioni diverse e si sono messe insieme per creare delle ambientazioni. C'è stata anche la presentazione di un progetto molto interessante di Simonetta sulla paura, sull'emozione, no? E quindi anche ambiente virtuale usato per mettere i ragazzi di fronte a delle emozioni e a condividerle con gli altri. C'è invece la terza tipologia di ambienti che sono quelli dove i ragazzi partecipano invece alla progettazione dell'ambiente. Michelangelo ne sa qualcosa, credo che sia il più esperto in Italia di questo ormai, che sono votati sì all'interazione, ma i ragazzi sono proprio parte attiva nel progettarli, nel proporre e nel costruire gli oggetti e anche l'ambiente stesso. E qua ne vedete alcuni. Sono pochi, perché ce ne sono molti di più, però ho cercato di mettere quelli che ho visto a Lucca e quindi di fare una cosa molto veloce. Andrea Benassi di Indire faceva l'osservazione che queste ultime due tipologie di ambienti, quelli costruiti dai docenti e quelli co-costruiti con i ragazzi, sono una prerogativa italiana, perché all'estero pare che i docenti invece preferiscano il kit già pronto. E quindi lui diceva forse siamo all'avanguardia a livello europeo e forse anche internazionale rispetto all'uso che facciamo dei mondi virtuali. Quali possibili piste per la didattica? Ve ne parlerà poi Sal, per cui io qua ho cercato di mettere giù un po' le cose che abbiamo visto anche a Lucca. C'è tanto da lavorare, c'è tanto da fare e speriamo che la scuola un po' non dico si svegli, però dia l'opportunità di lavorare, perché non è solo una questione di vedere una cosa troppo futuristica, è che sono cose che hanno bisogno di tanta formazione e autoformazione, quindi tanto tempo, ma hanno anche bisogno di supporto da parte delle istituzioni scolastiche, che spesso invece è carente. Bene, io ho concluso, ho cercato di essere veloce per non togliere troppo tempo poi ai successivi. Grazie Marlu, un applauso anche a Marlu. Grazie. Grazie a te. Avete visto che i nostri docenti, i nostri tutor sono alcuni docenti, alcuni esperti, alcuni tecnici, ma abbiamo in comune questo entusiasmo e questa voglia di lavorare insieme molto tranquilla, direi, e anche collaborativa. Le difficoltà ci sono effettivamente, lo sappiamo, nella scuola, però se c'è la volontà di un insegnante di lavorare in un certo modo, si può fare. Allora, adesso darei la parola a Eva, giusto? Che ci dice la sua esperienza di tutoring e coaching, che voi sapete benissimo di che si tratta, credo. Vai, Eva, a te. Allora, buonasera a tutti, vi saluto anch'io. Io parlerò della mia esperienza in Edutri D. Io non sono un insegnante. Diciamo che sono un'appassionata di mondi virtuali. Ho iniziato a seguire le attività di Edu3D quasi per caso,
Mi ricordo nell'estate del 2015 c'era una specie di summer school, aveva tenuto dei mini corsi Salazar che io conoscevo già da Second Life e avevo provato a seguirli e mi erano sembrati molto interessanti. Poi ho continuato a frequentare Edu. E nel periodo di Natale più o meno ho cominciato anch'io a dire: ma proviamo a proporre anche qualche altro corso, vediamo cosa si riesce a fare. E avevo proposto qualche brevissima lezione, mi ricordo qualcosa proprio di ambientazione natalizia, accendere le luci di un albero di Natale, qualcosa del genere. Da allora praticamente sono stata cooptata come tutor e sono anche molto contenta di esserlo. Quello che mi è piaciuto subito di Edu3D è lo spirito di collaborazione fra tutti, docenti, tutor e anche gli allievi che poi a loro volta spesso diventano dei tutor. E il clima disteso, il clima non competitivo, cioè molto collaborativo. E poi recentemente il metodo della classe capovolta che noi utilizziamo in Google con la Google Classroom, quelli che di voi hanno seguito un po' di corsi lo sanno. E, dunque, allora, cosa è successo? Che grazie a questa frequentazione di Edu3D, in particolare dovrei ringraziare Salazar, ma anche Siberio che non è presente, che è molto esperto di Blender, sono riuscita a cominciare a capire qualcosa di Blender che invece prima mi sembrava molto complicato e un po' troppo difficile. E, ho iniziato modificando prima oggetti che importavo dal web e poi piano piano, sempre seguendo i corsi, ho imparato a crearne qualcuno. E quindi dirò due parole sulle ultime esperienze che ho fatto come tutor, cioè in corsi comunque organizzati da altri. Cioè dei piccoli contributi che ho portato in tre corsi, in particolare negli ultimi 2 anni, cioè quest'anno e l'anno scorso. Vi mostro le diapositive che ho preparato. Ecco, il corso, comincio dal corso di Blender del 2017, in cui appunto partendo da oggetti semplicissimi, anche se poi avevamo lavorato parecchio sulle texture, era un corso tenuto da Salazar. Siamo arrivati a costruire dei veri e propri villaggi medievali e quindi è stata un'esperienza molto interessante e l'abbiamo presentata anche all'AIE, arezzando proprio queste piccole case e era piaciuto molto, credo, a tutti i partecipanti. Il mio contributo qual è stato? Ma io in genere mi prendo degli oggetti particolari che qualcuno richiede di fare oppure che in qualche modo mi sembra possono arricchire. L'acronimo di cosa? IE, ma adesso non ricordo di preciso, ma comunque potete cercarlo perché c'è anche il gruppo su Facebook. Dicevo che appunto io, sì, per grid, boh, vabbè, ok. Appunto, se qualcuno chiede di oggetti particolari, ad esempio qualcuno aveva chiesto come fare una colonna scanalata, io ho provato a farla, magari cercandomi anche dei tutorial su YouTube e utilizzato il modificatore sequenza è venuta abbastanza bene, devo dire. Ah, ecco, Salazar l'ha cercato, era Hypergrid International Expo.
Poi vabbè, un altro piccolo contributo era stato il ponte medievale utilizzando la tecnica dello spin. E anche questo, insomma, era venuto abbastanza bene. Poi questa tecnica si presta anche a fare archi. Sì, siamo entrati dentro quando abbiamo fatto un'esperienza di realtà aumentata. Siccome ero riuscita a importarlo in Sansar, io ho fatto dei tentativi anche di costruire su Sansar, ma è molto, molto pesante e complicato. E quindi abbiamo visto questo ponte praticamente girandoci intorno con il VR, con le pozzanghere. Le pozzanghere però boh, si erano formate da sole. Poi l'altro corso invece è del 2018, è un corso organizzato da Gigliola per la didattica nei mondi virtuali, quindi proprio un corso base per principianti. E, io ho avuto il compito di lavorare sull'avatar, cioè come vestirlo, come modificarlo, come renderlo più simile a quello che vorremmo, a come vorremmo apparire. Spiegando anche un po' come si può modificare sia la shape, la skin, gli abiti. No, vabbè, dai, Giovanna. È una cosa abbastanza appassionante, cioè a me piace fare anche creare dei personaggi. Non so, per esempio, avevo collaborato quando si è trattato di riprodurre la Divina Commedia per i ragazzi, avevo fatto i personaggi, era stato molto divertente, soprattutto lavorare sulle facce. Beatrice, sì, ma anche gli altri, Dante, Tommaso d'Aquino. Avevo cercato delle immagini che li riproducessero e ho provato a imitarle con l'avatar. L'imperatore Giustiniano. Giusto, c'erano parecchi personaggi. Tra l'altro, in Edu3D ci sono parecchie foto di quell'esperienza, quindi, e poi ogni tanto si può anche visitare Suor Piccarda, esatto. L'ultimo corso è quello dei fondamenti di Blender del 2018, quindi abbastanza recente. Anzi, no, scusate, non è l'ultimo perché è il penultimo. Anche questo è organizzato da Salazar partendo da una scacchiera, che quindi è una figura molto semplice, praticamente è un poligono. Si è arrivati a realizzare dei paesaggi, aggiungendo animali, piante, edifici. Mi ricordo che Marlowe aveva fatto anche un mulino addirittura. E tutte queste piccole costruzioni le potete vedere all'Opoli, che è una sim di Edu3D che è stata allestita apposta. Ecco, Giovanna poi è stata cooptata anche lei. Ok, quindi questo era. Allora, il mio contributo era stato innanzitutto cercare di fare qualche animale, per esempio avevo fatto un gatto con il metodo del mirror, quindi un po' diverso da quello che aveva presentato Salazar, anche un po' meno complicato forse. Poi, dunque, qui c'è qualcosa che non va nelle diapositive, mi stanno tornando indietro. Ecco. Un altro esempio era stato quello, questo era stato richiesto, ma come si fa a fare un contenitore trasparente? Ho provato a fare una nave in bottiglia e devo dire che era venuta abbastanza bene. Qui vedete che nella foto avevo indicato come mettere una texture trasparente. Annalisa dice, è stato l'unico animale che sono riuscita a fare. Beh, allora mi fa piacere che. Almeno, sì, la bottiglia era venuta abbastanza bene. Anche questa la potete trovare all'Opoli, c'è ancora. Il corso è quello di cui si è parlato anche prima,
era quello di architettura con Blender, ne ha accennato Gigliola. E anche lì, partendo da praticamente da oggetti semplicissimi, con estrusioni come una bottiglia, oppure modificando addirittura un cilindro, si è arrivati a costruire delle case utilizzando due add-on di Blender, che sono Archimesh e Archipack. Vabbè, questa è la casetta che avevo fatto io. Anche che tutte queste costruzioni si possono vedere ad Archiland, altra sim di Edu3D. Contributi. Allora, diciamo due complementi di arredo più che vere e proprie costruzioni, perché comunque Salazar aveva spiegato benissimo come utilizzare sia Archimesh che Archipack. Quindi avevo fatto un vaso partendo da un cilindro e avevo cercato anche di dargli le trasparenze, e quindi anche cercare un modo di dargli la testurizzazione migliore a seconda della tecnica con cui si partiva a costruire, cioè se partendo da un cilindro oppure per estrusioni. E l'altro è l'ultimo, che è molto recente, è fare un letto con coperta e cuscini utilizzando praticamente le forze e dando agli oggetti la consistenza del tessuto. Allora, come ho scritto qui, questi tutorial sono tutti disponibili nella Classroom. Per chi non fosse nella Classroom, sul canale YouTube dovrebbero esserci praticamente tutti, o registrazioni di laboratori oppure dei video che avevo fatto io. Gli oggetti li trovate scaricabili in Sketchfab oppure li trovate anche su Craft. Io direi che praticamente questi sono cioè, le ultime cose che sono riuscita a fare. E sono molto grata a tutti quelli che mi hanno insegnato queste cose. Ovviamente in altri corsi in cui non sapevo assolutamente nulla, come quello su iFidelity che ha tenuto Salazar, o il corso di videoripresa di Sergei, in cui qualcosina sapevo, ma non tantissimo, sono stata semplicemente un'allieva. Perché c'è una frase che mi ricordo sempre, ma non so chi l'abbia detta di preciso. Praticamente suona così: ogni maestro mentre insegna impara e ogni allievo mentre impara insegna. Cioè è sempre un rapporto biunivoco, insomma. Quindi un ringraziamento particolare vorrei farlo a una persona che è Gigliola, che è stata sempre un'ottima coordinatrice di tutti i lavori e per me è diventata una vera amica. Io avrei concluso il mio intervento così. Adesso mi faccio una foto così mi metto anch'io nel video, perché pensavo di fare un piccolo video con le foto e alcuni pezzettini dei video di Sergei. Grazie anche allora alla nostra carissima Eva Crai. E vedete che la mia voce si è abbassata perché mi è emozionato, perché effettivamente al di là dell'avatar ci sono le persone. E le persone spesso sono ancora meglio degli avatar, nel senso che riusciamo a conoscerle meglio, se le riusciamo a vedere proprio così con i nostri occhi. Un applauso anche a Eva e passiamo quindi al nostro grande maestro Salazar, il tutor dei tutor, il nostro guru che cercherà di coinvolgervi diciamo, di coinvolgervi, va bene, ve lo dice lui che cosa.
Grande. No, non abbiamo capi perché non abbiamo neanche voluto, se avete visto il palco, per non avere dislivelli tra chi parla e chi ascolta. Siamo tutti sullo stesso piano. Grazie, Sal. Esatto, c'è cioè la distinzione fra chi insegna e chi impara, come ha detto Eva, in realtà in Edu3D cerchiamo di renderla la più piccola possibile, cioè in pratica indistinguibile. Il fatto, tra parentesi, una cosa che è importante è che io molte volte quando faccio i corsi di cose che non so, perché insegnandole le imparo, proprio per poterle imparare io organizzo dei corsi, quindi sappiate che sono abilissimo a spiegare cose che non so. Quindi, ma al di là di questo, che detto così sembrerebbe una cosa brutta, no? Ma in realtà è bello perché le persone sono convinte di non saper fare, di non poter fare, di non avere le capacità. Mentre invece basta concentrarsi, e il modo migliore per concentrarsi è quello di fare qualcosa per qualcun altro, e quindi e gioire poi del fatto che le cose che si fanno vengono usate e danno gioia e gratificazione agli altri. Ecco, questa è una cosa bellissima, cioè l'emozione che si ha quando una cosa che io magari non so neanche fare, lo insegno. Facciamo qualcosa insieme in amicizia con qualcun altro e un altro del mio gruppo, ma anche noi, insomma, cioè non è che siano gruppi chiusi, insomma, comunque se qualcun altro riesce a sfruttare quello che io faccio, per me io sono felice, sono contentissimo e questo mi dà molta gioia. Questo è anche uno dei motivi per cui sono, diciamo, difensore un po' dell'open source, ma ne parleremo ancora un pochino. Allora, io ho preparato molto, molto velocemente vi faccio vedere un po' di diapositive che sono queste qua dietro. Queste sono le diapositive che ho presentato appunto a quella famosa HIE che abbiamo detto prima, quindi Hypergrid International Expo, che era sostanzialmente destinata all'insegnamento, più che l'insegnamento, con tecniche innovative della realtà, diciamo, dei mondi virtuali. Allora, io faccio solo una brevissima scorsa perché non voglio tediarvi, ma la cosa importantissima che io, da cui io ho tratto molta ispirazione è questo libro che vedete qui a sinistra, che è Coming of Age in Second Life, ed è un libro che, su cui tra l'altro avevo cominciato a fare alcune lezioni in Second Life, e insegna qual è l'innovazione della realtà virtuale. E guardate un po', l'innovazione della realtà virtuale, cioè nei mondi virtuali di Second Life, in realtà non c'è, nel senso che l'innovazione vera c'è sempre stata nella storia dell'uomo, quindi dalla leggenda e dall'epica, che sono dei contenuti sostanzialmente virtuali. L'uomo si è evoluto, quindi quello che noi adesso pensiamo che sia una realtà che non esiste, cioè la realtà virtuale, in realtà è semplicemente la trasposizione in modi leggermente diversi di qualche cosa che si stava facendo prima. E si fa da millenni, quindi già dall'invenzione della scrittura, o della poesia, o del disegno, della pittura, insomma, si sta facendo sempre questa operazione. Quindi stiamo semplicemente andando un gradino più in là. Questo qui, Coming of Age in Second Life, è stato scritto da Tom Boelsdorf, che è uno nick di uno dei massimi antropologhi virtuali esistenti, non chiedetemi adesso il nome esatto. E poi la cosa che notavo era il fatto che avevo notato anch'io che in Second Life c'era questo meccanismo per cui ci si aiutava, cioè non tutti, abbiamo già discusso a Lucca, e a volte non succede, però a volte succede, quando succede diventa una cosa notevole. Cerchiamo di fare queste diapositive in modo molto veloce, però la cosa che mi interessava, ciao Giorgio, era di farvi risaltare che così come c'è l'antropologia virtuale c'è anche la storia, no? Cioè quindi sapere che cosa è successo prima di adesso e come la realtà virtuale, i mondi virtuali si sono sviluppati è importante. Quindi io posso fare ciò su cui io ho memoria, e ho su per giù memoria dal 2007 in poi, ma qualcosa avevo studiato dal 2000 in poi. So che ci sono delle persone che hanno fatto mondi virtuali anche negli anni 90, tra l'altro ero entrato in contatto con una persona di questo tipo recentemente, magari la possiamo poi ricontattare per vedere cosa si faceva
prima, quindi 20 anni, a volte anche 30 anni fa, ed è interessante sempre nel discorso che non si inventa nulla. No, Giliola, te ricordi il nome che io nella mia dislessia non... Comunque sì, probabilmente c'erano diverse persone che usavano la realtà virtuale, anche cioè i mondi virtuali. Comunque, dalla preistoria, quindi della storia ad oggi, ma andiamo avanti, in realtà adesso ciò che erano i mondi virtuali si sta complicando parecchio, nel senso che non si... cioè viene considerato Facebook come un mondo virtuale, cosa che per noi sembra una cosa inconcepibile, ma Twitter, Facebook, eccetera, di fatto stanno creando le fondamenta di... stanno creando un tessuto di contatto virtuale, quindi un mondo virtuale, che va a intessersi con tutti gli altri mondi virtuali. Quindi siamo usciti dall'ipotesi che Second Life sia l'unico mondo virtuale o che OpenSim, ma in realtà dobbiamo essere pronti a conoscere tutti gli altri mondi virtuali. Vediamo un po' se riusciamo a... Ok. Quindi vabbè, e poi abbiamo questo concetto molto interessante, cioè che abbiamo diverse scuole, diversi insegnanti, tra cui io, ma anche Michelangelo, hanno collaborato a scrivere un libro su di didattica nei mondi virtuali, di cui poi se vi interessa, l'abbiamo scritto nel 2017, quindi è ancora abbastanza recente, un libro abbastanza voluminoso, abbastanza interessante, che merita di essere visto. Vorrei ricordare brevemente, insomma, tutte le esperienze di autoaiuto che ci sono stati in Second Life, quindi la realtà dei mentori in Second Life, che erano proprio delle persone che si istruivano per aiutare altre persone, quindi cercavano di aiutare. C'erano interi istituzioni didattiche in Second Life, ad esempio la prima che ho trovato era ASL, Academy of Second Learning, dove io avevo dovuto dare un esame per poter insegnare. Il libro, vi do poi i riferimenti successivamente, o insomma me li chiedete magari sulla cosa. Comunque l'importante è che c'è e che ci sono più di 60 persone, di cui molte italiane, che hanno collaborato. E una di queste, oltre a me, era stata anche Michelangelo, l'ho detto prima, ma forse anche Michele Occhioni, mi sembra che abbia fatto un capitolo. Insomma, il libro in inglese, ovviamente. La didattica nei mondi virtuali, presumibilmente. Ecco, la cosa interessante, notevole, è il fatto che qui anche in Edu3D siamo andati avanti col discorso che diciamo prima, no? Dell'amicizia, ma anche e soprattutto del luogo informale. Quindi informale vuol dire che luoghi informali in Second Life, che almeno che io abbia conosciuto, erano Vulcano e Pyramid Café, che sono... adesso non mi dilungo su cos'è Vulcano e cosa sia Pyramid Café, se qualcuno è curioso, comunque erano dei gruppi di persone che si erano costruiti assieme, io ho partecipato sia in uno che nell'altro in particolare, per la costruzione di una sorta di, diciamo di esperimenti, ecco, educativi e anche associativi. Prima ancora di Edu3D, in Second Life avevo fondato ALI, Accademia delle Lande Italiane, e avevamo costruito anche delle esperienze, cioè Born to Learn era un'esperienza OpenSim che avevamo fatto nel 2008, questa è una specie di grid che viaggiava sul computer di Giunta Coimè, e su cui organizzavamo degli incontri dove le persone arrivavano sul suo computer a costruire, no? Quindi una diciamo, grid ante litteram. Mentre invece le grid vere e proprie si erano poi costruite, in Italia almeno, ed erano Cyberlandia, che poi nel 2011 è diventata, si è convertita, si è trasformata, o si è estesa, insomma, in Craft, che è la grid attuale, in cui l'IQ abbiamo 2010. Perfetto. E vabbè, adesso non sto a definire esattamente la differenza, però comunque la Craft si è subito diventata abbastanza nota per il fatto di essere frequentata da artisti, di una comunità internazionale, di persone che aderivano, insomma, su Craft, ma soprattutto aveva anche una comunità di builder, di costruttori, eccetera, che poi si sono coagulati in vari progetti. E fra questi alcuni erano educativi, quindi Edu3D, ma non solo Edu3D, c'era anche il progetto, anche alcuni altri progetti come
Michele Occhioni, che ho già citato prima, che ha fatto degli esperimenti interessanti. E tutti questi discorsi erano, ecco, vabbè, poi questi altri esperimenti fatti. Non avevo messo, forse, cioè, negli stessi anni si stava comunque formando l'esperienza del mondo, che è diventato un punto di riferimento. Michel Teclande era la SIM, quindi su Edmondo c'era stato questo grosso sforzo del Ministero dell'Educazione Italiana. Questo è il famoso libro che dicevamo prima, quindi che è An Informal Methodology for... E questo è l'articolo che ho scritto io, ma il capitolo 9, mi sembra, ma il titolo del libro era Collaborative Teaching Practice in Virtual Learning Environments, del 2017. E questo credo che sia interessante, perché comunque fa vedere che tante cose sono state fatte in Italia. Poi esperimenti che abbiamo fatto ultimamente sono anche su altri mondi virtuali, quindi su Mindtest, ad esempio. Okay. Allora, questa qui è solo una piccola carrellata di quello che avevo detto ed HIE, che però mi sembra doveroso e carino dirlo. Spero che non vi abbia annoiato troppo. Queste sono invece le diapositive di quello che ho parlato con l'ICU, anzi subito dopo l'ICU, sempre a Lucca. Prima di andare avanti, solo una cosa volevo chiedervi: ma voi pensate che quello che ho detto prima, cioè il fatto di sapere anche la storia, la cultura, che sia stata nei mondi virtuali, sia interessante, cioè importante da fare, oppure bisogna sempre costruire cose nuove senza neanche mai guardarsi dietro, insomma? Anche tra l'altro le persone tra l'altro cambiano, a volte non sono le stesse, quindi cosa ne pensate del fatto anche di investire su questi argomenti? Perché a volte per alcuni può essere anche un po' una perdita di tempo, no? Andare a cercare le radici, le storie, come è successo, insomma la storia di qualche cosa che per alcuni non esiste nemmeno, può essere, insomma, buttare via il tempo. Se qualcuno vuole contribuire in voce? Lucia anche? Ah, non hai mica. Vabbè, comunque... sì, anche per non commettere gli stessi errori, magari, no? Ad esempio, uno degli errori che si commetteva su Second Life, che avevo notato, era quello di cercare di costruire degli ambienti che somigliassero il più possibile degli ambienti veri, e questo a mio avviso non è stata una gran bella idea, perché era molto costoso e poi se per alcuni, insomma, poteva anche non essere, cioè si va in realtà virtuale per fare delle cose che sono magari un po' più specifiche della realtà virtuale, no? Adesso stasera abbiamo fatto pochino, però già il fatto di aver sfruttato un pochino le diapositive, Zoom, il robottino. Ecco, che Lux dice, appunto, uno dei compiti delle biblioteche virtuali è proprio mantenere la memoria di un mondo che è effimero di per sé. Ma qualcuno può dire la memoria ha senso oppure no? Ecco, questa è una piccola cosa. Comunque, non voglio trattenervi tutta la notte, quindi vi faccio... vedere le diapositive, perché molti di voi mi chiedevano appunto cosa si è detto a Lucca. Allora, io a Lucca ho detto questo, che più o meno adesso vi faccio vedere, ma sostanzialmente Lucca ha cercato di essere un luogo dove ci si scambiano le esperienze e si provano le esperienze. Ecco, è un posto forse in Italia dove per una volta ci sono stati una trentina di visori di realtà virtuale tutti insieme in un solo gruppo di stanze, cosa che credo che sia un record, no? Quindi, peccato, ecco, uno può dire, c'era poca gente, se no, e c'erano anche alcuni piccoli problemi tecnici, tra cui uno molto banale, che non c'era molta internet, per cui non erano sfruttabili al massimo, ma insomma, quando si rifarà questa esperienza, che probabilmente... se verrà rifatta un'esperienza come Lucca, verrà fatta probabilmente a febbraio, una cosa simile a Lucca,
e allora in quel caso dovrebbero esserci molte più risorse e probabilmente anche molta più gente, perché adesso c'è, obiettivamente c'erano pochine persone. Allora, brevissime queste diapositive sono sul... ok, questa è di nuovo la storia dove riportavo sostanzialmente l'esperienza di Edmondo, di Kraft e del nostro progetto Edu3D. Siamo convinti di non essere assolutamente l'unico posto in cui si fa cultura in realtà virtuale o nei mondi virtuali, ma ovviamente possiamo parlare di quello che conosciamo meglio, quindi ci sono sicuramente altre esperienze, in senso con Life che da altre parti. Però Edmondo, ecco, la cosa interessante invece è che Edmondo è sostanzialmente importantissimo perché è una realtà estremamente grande, ci sono veramente tantissimi insegnanti che hanno scoperto i mondi virtuali grazie a Edmondo. Quindi se noi pensiamo che almeno 3.000 membri fanno parte del gruppo Facebook collegato, sono quasi tutti insegnanti, che ci sono 400 avatar attivi mensili, secondo le statistiche di Hypergrid Business, che vuol dire che non è proprio piccola. Quindi diciamo che siamo convinti che potrebbe anche non essere la più grande in assoluto, ma è sicuramente una delle più attive. E all'interno, comunque parallelamente a questa, agiamo noi con Edu3D. Questo è il nostro, diciamo, valore aggiunto. Allora, quale futuro? Allora, io mi sono concentrato solo su... Liku aveva presentato delle diapositive dove presentava un tot di alternative possibili, e fra le alternative possibili aveva forse elencato anche i Fidelity Sans. Io ho approfondito un pochino sostanzialmente sia i Fidelity che Sans. Tra parentesi, la cosa interessante è che Sansar, a Lucca, sono venuti proprio dei presentatori dalla Linden, cioè in realtà non era proprio della Linden, però era un freelancer che fa i video, diciamo, informativi su ciò che succede in Second Life e non solo, e che tra l'altro ha fatto dei video molto carini, adesso non ce l'ho dietro, ma ha fatto un video sulla la disabilità e i mondi virtuali. Un video che io avevo mandato su Facebook, non so se qualcuno di voi l'ha visto passare, ed è un video che si trova gratuitamente su internet. Perché questo magari non ce l'ho dietro, ma se qualcuno è interessato lo riscoviamo. Comunque lui si chiama Draxtor ed è venuto a Lucca e ha presentato quello che secondo lui era la soluzione adatta per gli insegnanti, come ha detto prima Marlo. Sansar, quindi, cioè, mentre era lì ha fatto una dimostrazione di quello che si può fare. Però il problema che ha già detto Marlo è che sostanzialmente hanno presentato delle soluzioni in kit già preconfezionate, cioè praticamente dei mondi in cui viene offerto all'insegnante una serie di attività da farsi, da far fare ai propri allievi, e l'insegnante deve imparare questo kit e poi deve portarlo in classe e deve farlo eseguire ai suoi allievi. Ecco, questo è sostanzialmente... forse un po' troppo semplicistico, ma è sostanzialmente quello che si pensa di fare. Pensate che tra l'altro anche Minecraft con Microsoft ha una serie di schede di questo tipo, quindi sono delle cose molto facili per gli insegnanti da usarsi, perché loro sostanzialmente cosa fanno? Fanno un corso di Microsoft, ad esempio, dove gli si spiega più o meno come usare Minecraft più o meno, e poi gli si danno delle schede e poi le schede vengono seguite e portano i risultati sperati. Questo è quello, questo è quello che sostanzialmente, come diceva Marlo, all'estero sembra tirare molto, cioè gli insegnanti ci tengono perché così non hanno responsabilità, sanno che è una cosa certificata, fatta da esperti sia didattici che tecnici. Mentre invece la cosa che a me interessava molto di più era l'alternativa, cioè High Fidelity. Cioè High Fidelity è un altro mondo virtuale, in realtà virtuale, che però consente di... non dà delle soluzioni preconfezionate, ma offre la possibilità a chiunque di confezionarsi, insomma, i propri pacchetti. Quindi per certi versi è un pochino più difficile, ma è più difficile più o meno come lo è OpenSim.
quindi o come lo è Blender. Ecco, una delle cose che tutti hanno paura, hanno terrore, ad esempio, di usare questi programmi per creare degli oggetti, delle strutture o delle scene. Mentre invece abbiamo dimostrato anche con Edu3D, ma anche il mondo stesso, in realtà l'ha dimostrato, che insegnanti che non fossero neanche troppo tecnologi, quindi addirittura abbiamo degli insegnanti di storia, di italiano, di religione, che si sono sbizzarriti e hanno prodotto sostanzialmente delle cose molto, molto cose. L'unico problema di questi nuovi sviluppi, quindi di iFidelity e Sansar, è che hanno bisogno di schede grafiche, di computer e soprattutto dei visori molto potenti. Tra l'altro, se vedete qui davanti a me, vedete che davanti a me c'è un Oculus Rift. Questo qui è un modello abbastanza, realistico, che tra l'altro è in vendita a zero, quindi se volete lo potete prendere. Sapete, no, tutti come si fa a comprare o a prendere una copia di un oggetto. E potete l'ho già passato a tutti, l'ho già passato io a tutti. Ah, perfetto. Ce l'hanno. Ah, perfetto. Vediamo un po' se riuscite a mettervelo, perché mi sembra che montarlo non si monta. Non si monta da solo, bisogna aggiustarlo. Quindi vediamo un po' quanto... Vedete che se lo monto mi viene storto. Quindi per addrizzarlo bisogna andare sopra e poi girarlo. Vediamo innanzitutto l'insegnante che è in me mi vuole far fare un esercizio a tutti in questo momento. Quindi vediamo chi riesce a mettersi l'Oculus più o meno dritto. Vediamo. L'avete preso tutti? Una volta preso basta indossarlo, ovviamente. Dovete ruotarlo praticamente. Sì, come avete visto io sono andato, forse l'avete visto in velocità, sono andato, ho fatto tasto destro, poi modifica, in inglese, e poi ho premuto CTRL e mi è comparso queste bande tonde, e a questo punto posso girare queste bande per ruotarlo nella direzione voluta, e poi eventualmente, se voglio, posso metterlo avanti e indietro sulle orecchie per sentirlo, per sentire meglio o meno. Ok? Perfetto. Allora, questo qui è, diciamo, questo, sapete quanto costa un oggetto come questo? Vediamo un po'. Con compra, sì, se ci vai sopra, l'Oculus che è sulla scrivania qui proprio davanti a me, puoi cliccarlo e te lo compra, oppure fai anche tasto destro, clicchi sotto e viene, no, prendi copia, non c'è, quindi compra e basta, quello è il modo. Allora, sostanzialmente costa 400, allora si può trovare attorno ai 400 euro, a volte di più. Eva Cray l'ha appena comprato, quindi può dirvi esattamente quanto l'ha pagato, però si può trovare in qualche modo anche verso i 400 euro. €400 è un po' tanto, in realtà c'è un altro... comprarlo questo, cioè non riesce a comprarlo, e Giliola magari dargli una o qualcun altro. Allora, aspetta, l'alternativa che in realtà è considerata molto più, cioè un pochino più bella di Oculus è HTC Vive. E HTC Vive è leggermente diverso da questo, non ha le cuffie e costa un po' di più, costa sui 600 euro, 600, 700 anche lì è la cosa. Però capirete tutti che questi prezzi sono un pochino tanti per la scuola italiana e quindi siamo ancora un pochetto, non tanto per il costo del visore, ma per il fatto che poi bisogna comprare un computer adeguato. Giusto oggi c'era Gianfranco che chiedeva quanto poteva costare un portatile per usare questi strumenti e il portatile che ho visto, il minimo sindacale per un portatile che fa queste cose qua, quando si è un po' fortunati, siamo sui 1400 euro. E, 1400 euro per un portatile che abbia la scheda grafica minima,
No, non si può fare niente, questo qui è un po' una finta. Ecco, notate una cosa, questo portatile, cioè questo Oculus, è un modello che ho trovato io su internet, su un sito, adesso non ce l'ho dietro il link, ma ve lo possiamo passare, ma è completamente open source, nel senso che è in licenza MIT. Infatti, se notate, c'è una differenza sostanziale rispetto a altre versioni di Oculus che si trovano su internet, e non c'è la scritta Oculus, che infatti è quella che sostanzialmente gli darebbe, sarebbe un prodotto, diciamo, commerciale. Invece è fatto praticamente uguale a Oculus, ma è open source. Licenza MIT, per chi gli interessa. MIT vuol dire che basta dire che è open source, non c'è bisogno neanche di dire l'attribuzione. Vabbè. Quindi High Fidelity Sensor sono le alternative, diciamo, di mondi aperti interessanti per poter lavorare con la realtà virtuale, ma non dimentichiamoci che c'è sempre Minecraft, ma anche in Minecraft si può entrare in realtà virtuale. Infatti a Lucca c'erano, c'era, come si chiamava, Daniele Raccaniello, mi sembra, che è un insegnante di religione, che ha fatto per 2 giorni consecutivamente una dimostrazione gratuita a chiunque lo voleva, aveva 3 o 4 visori. Ecco, questi visori che aveva sono i visori che si chiamano WMR, cioè Windows Mixed Reality. Non ti abbiamo sentito per questi 5 minuti passati. Infatti, 2 minuti. 2 minuti. Via. Quindi cosa avete sentito? La voce è andata via. Ma niente, ho cercato, io non ho sentito più. Allora va bene, sono io, il problema è mio. Allora. Ok. Cosa dicevo? Cioè, lei ha usato questo Windows Mixed Reality, che è un visore che, tra l'altro, non sapevo neanche che esistesse, ne ho visto parecchi a Lucca, e ho visto che si trovano su eBay o su Amazon a un prezzo di circa 210 euro. E, da quello che ho letto, ha delle caratteristiche che sono affini a quelle di HTC Vive e Oculus Rift. Hanno una libreria di contenuti che... No, non li ho ancora provati, ma dovrei presto provarne una, credo forse la settimana prossima. E, però da ciò che ho letto, hanno alcuni vincoli, ma non che... ma hanno anche delle cose migliori, no? Vi spiego, questo Oculus, ma anche l'HTC Vive, si basano sul fatto che ci sono dei fari, delle stazioni si chiamano, di tracciamento, e questi fari devono essere collocate nella sala dove fate la realtà virtuale, e l'Oculus sostanzialmente capisce dov'è i vostri movimenti sulla base del fatto che vede questi due fari, no? Un po' come fanno la triangolarizzazione le navi o gli aerei, non so se qualcuno di voi ha mai visto, studiato, intravisto come funzionano, come facevano gli aerei o le navi a sapere dove erano. Cioè usavano appunto i fari, e sulla base di come li vedevano capivano anche la loro posizione nello spazio. Quindi gli insegnanti di trigonometria e di geometria sicuramente lo sanno, no? Questa cosa qua. Mentre invece il WMR non usa fari, quindi si regola sulla base di ciò che vedono le telecamere che ha incorporate. Quindi c'è una telecamera, la telecamera inquadra i punti con un procedimento simile alla... com'è che si chiama? La fotogrammetria? Tra l'altro, ecco, mentre ero a Lucca ho sentito diversi spunti che mi hanno indotto ad approfondire, uno di questi era proprio questo, cioè, chi di voi conosce Luca Galletti? In questa sala? Ok, fotogrammetria, perfetto. Allora, ero lì presente quando Luca Galletti ha fatto un lungo intervento a Lucca, dove tra le altre cose ha spiegato che c'era un sistema magico che consenteva di poter costruire degli oggetti tridimensionali senza soltanto con delle foto o qualcosa del genere. La tecnica che ha indicato era la tecnica della nuvola di punti, e questa tecnica io l'ho poi un po' cercata di approfondire, ma poi credo che per chi fosse interessato sicuramente lui nel mondo farà qualche corso, quindi potete poi rivolgervi a lui.
Ma la cosa interessante è che con la fotogrammetria si possono ricostruire degli oggetti semplicemente o dal foto, quindi cioè io posso ricostruire un oggetto facendogli una serie di foto, girandoci attorno, oppure ancora meglio con dei video, cioè quei video sono una successione di moltissime foto che prendono gli oggetti da angolazioni diverse, e poi ci sono dei programmi sul computer che permettono di elaborare queste informazioni e di ricostruire la loro forma tridimensionale, la loro posizione nel tempo e nello spazio. Sì, e questo fenomeno funziona anche con quel visore che dicevo, Windows Mixed Reality. Lui, vedendo gli oggetti come si allontanano, come si avvicinano, riesce a capire come ci siamo messi rispetto a loro e riesce a ricostruire lo spazio tridimensionale. Ed è, non so quanto riesca a farlo bene, però per delle cose relativamente semplici, che comunque sono più che sufficienti per la scuola, dovrebbe andare bene. Ad esempio in Minecraft usavano quello. Per chi mi chiedeva invece l'Oculus Go, qualcuno mi aveva chiesto sull'Oculus Go prima. Ecco, l'Oculus Go ha un prezzo decisamente interessante, adesso non so quanto si possa trovare, ma credo attorno ai 200 euro, e quindi in realtà è ancora più economico, 200 euro di listino, no? Quindi forse 240, insomma. Però probabilmente si trova a qualcosina di meno, e l'Oculus Go ha il grosso vantaggio di non avere neanche più bisogno di il computer associato, cioè l'Oculus Go lo comprate e c'ha tutto dentro, quindi come fosse... Questa cosa qua non ha bisogno di stazioni e non ha bisogno di computer, quindi quello che spendete è quello che poi utilizzate. Sembrerebbe la soluzione ideale per poter essere usato a scuola, c'è una cosa che costa poco, che non si attacca a niente, non si installa, eccetera, però purtroppo c'è un grosso difetto per cui io non l'ho neanche preso, cioè due grossi difetti per cui io non l'ho preso in considerazione e più di tanto. Il primo è che... in realtà non è un vero sensore, come si dice, 6DOF. 6DOF vuol dire 6 degrees of freedom, no? Cioè 6 gradi di libertà. L'Oculus cosa fa? Quando voi vi muovete, quindi se io vado... adesso qui sono, aspettate che mi tolgo dalla posizione, se no... non riesco a farvi vedere, quindi i 6 gradi vuol dire che con l'Oculus o con l'HTC Vive lui si accorge quando mi cammino in avanti, indietro, quando vado nelle due direzioni, quindi sinistra, destra, ma anche alto e basso. Quindi questo sono 3 gradi di movimento che i visori che ho detto prima sentono. E poi l'Oculus sente anche la rotazione, quindi io posso girare così, e posso ruotarmi anche, adesso non riesco a farlo qui facilmente in OpenSim, però sente le rotazioni lungo i 3 assi X, Y, Z, no? E la successione di questi 3 assi indica, viene chiamato, sono 6 gradi di rotazione, quindi sono cioè sente praticamente esattamente dove siete in modo totale, no? Invece non riesco più a sedermi qua, perché c'è il raggio probabilmente. Vabbè, non mi siedo più. Invece l'Oculus Go c'ha solo 3 gradi di libertà, che sono solo quelli rotatori, quindi sente solo quando vi girate, ma non quando vi alzate, vi abbassate, vi accucciate. E la stessa cosa vale anche per il suo sensore, che c'ha uno solo, che può sentire solo come viene ruotato e non come viene mosso nello spazio. In qualche modo alcuni giochi di Oculus Go cercano di correggere in qualche modo e quindi far sembrare che ci siano gli altri gradi, però per chi è abituato e per chi ha visto com'è la realtà virtuale vera è un po' una cosa, diciamo, molto ridotta, quindi non so quanto ne valga la pena. Cioè, sicuramente è utile in alcuni contesti, ma non ne vale troppo la pena. E l'altro problema grosso, che secondo me forse è ancora peggiore, è il fatto che il catalogo disponibile per Oculus Go, di applicazione, è fortemente ristretto. Cioè non esistono tutta una serie di cose disponibili, quindi non c'è Google Earth, non c'è Blocks, non c'è Tilt Brush, insomma non c'è pochissimo. E ci sono molti giochetti, no?
però per la scuola forse non, non, cioè, i giochi sono sì anche interessanti, ma non è proprio il massimo, ok? Meno ci interessano delle cose dove possiamo costruire. Poi lasciamo un attimo questa diapositiva, se ci sono stato troppo, vi annoiato su questo, cioè vi ha aiutato un po' a capire le differenze tra questi tre, tra queste tre offerte, tre o quattro offerte che vi ho detto. Poi peraltro, quando appena lo provo, poi vi dirò esattamente anche le mie sensazioni sul, sul WMR, cioè Windows Mixed Reality. Ecco, questo è un tema che ci tengo molto a parlare, l'alfabetizzazione 3D. Quello che noi facciamo in Edu 3D, ma che secondo me va fatto, è alfabetizzare, cioè insegnare alle persone, tutti in realtà, quindi cioè insegnanti, allievi, docenti, ma anche persone comuni, a usare la realtà virtuale, cioè i mondi virtuali, tutto ciò che è connesso, e questo lo si fa consentendogli di scrivere la realtà virtuale piuttosto che non leggere. E qui diciamo che cosa, il paragone fra leggere e scrivere cosa vuol dire? Che così come nella letteratura, insomma, c'è chi legge e c'è chi scrive, quindi chi legge è quello che legge qualche cosa di scritto da un altro, che è un'attività bellissima, e nei mondi virtuali leggere, l'equivalente del leggere è quello di entrare in un gioco già fatto, in un kit già fatto, insomma, in un posto dove sono già regole costituite, avatar precostituiti, insomma, tutte queste cose qua, giochi, per quanto creativi, per quanto ampi e piacere. E poi invece c'è la gioia del creare, c'è la gioia di costruire dal nulla qualche cosa che prima non c'era. O ancora meglio, costruire qualcosa che hanno costruito qualcun altro e che noi magari possiamo migliorare e rendere più bello o adottare le nostre esigenze, no? Questo è un po' il senso. Quindi scrivere in realtà non vuol dire sempre costruire da zero tutto, anzi non deve esserlo, cioè anche chi scrive un tema sostanzialmente o un libro ha ispirazione, cioè usa materiale anche di altri, si rifà a delle citazioni, insomma tutte queste cose qua. Analogamente, quando costruiamo qualcosa in 3D, possiamo e dobbiamo sfruttare ciò che c'è già, quindi ciò che già c'è, scusate l'allitterazione. Allora, la paragone è questa, non so se voi sapete, ma nel Medioevo, comunque agli albori della nostra civiltà, nei periodi cosiddetti un pochino bui, che poi bui non lo erano più di tanti, ma comunque era magico saper scrivere, no? Cioè chi sapeva scrivere erano sostanzialmente, anzi soprattutto era religioso, divino, quindi c'era un'attribuzione dei sacerdoti che sapendo scrivere scrivevano le cose tratte dalla Bibbia, quindi le ricopiavano, quindi una cosa sacra, no? Questo è quello che è scritto in questa cosa. Invece noi vogliamo fare in modo tale che chiunque possa adesso scrivere, così come succede nel XX, XXI secolo, in cui chiunque può prendere un foglio di carta e scrivere il suo libro, e chiunque può comunicare con gli altri. E questo lo facciamo attraverso degli strumenti che sono gli strumenti 3D. E lo strumento principe che noi conosciamo è Blender, ecco perché tutti i nostri corsi partono da Blender, cioè con Blender si parte dalla radice. E dalla radice vuol dire saper costruire dal cubo in su tutto ciò che poi può essere utilizzato sia nei giochi, ma anche e soprattutto in ambienti virtuali. E adesso molti di voi lo sapranno, ma io sto per fare un corso di Unity. Unity è invece, molti non sanno la differenza fra Blender e Unity, ve lo spiego in due parole, cioè Unity è un game engine completo, che vuol dire che permette di costruire tutte le regole che permettono a un gioco o un'ambientazione di funzionare. Quindi sostanzialmente Unity può mettere insieme degli oggetti 3D e di metterli in relazione in modo tale che rispettano la fisica, che gli avatar si muovano, che succeda qualcosa quando si clicca su un pulsante, no? Quando si interazione fra le persone e tutte queste cose qua. Quindi Unity, per dire, permette di costruire le costruzioni di Unity. Dunque, Unity è un mondo a sé, cioè Unity è come fosse una cosa che può fare una roba simile a Second Life, ma è alternativa a Second Life. Cioè chi ha fatto Second Life OpenSim
ha costruito una specie di motore game engine suo, che non è Unity. Quindi, quando costruite qualcosa in Unity, non è detto, poi magari Liku forse lo sa, ci possono essere anche dei programmi di conversione fra Unity e OpenSim, ma tendenzialmente sono sempre un pochino complicati. Più che altro ho visto qualche esperimento inverso, cioè delle sim di OpenSim che sono state portate in Unity. Questo l'ho visto fare, nel senso che forse appunto Science Space o qualcuno di questi così l'ha fatto. Quindi Unity sostanzialmente è più o meno una specie di Second Life o di OpenSim, però è molto più semplice. Infatti io quando descrivo Unity, lo descriverò, dirò che Unity permetterà, dal nostro punto di vista, di costruire dei piccoli ambienti didattici in cui noi possiamo inserire gli elementi costruiti con Blender. Questo è in sostanza il senso. Quindi una specie di alternativa a OpenSim, con la differenza che Unity è diciamo un po' più piccolo, però permette di fare delle cose anche un pochino più potenti. Nel senso che si possono proprio organizzare dei giochi che se faceste con OpenSim, lo scripting in OpenSim, non so quanti di voi sanno scriptare? Giusto una domanda. Tra i presenti. Beh, un po' è già parecchio, ma in realtà il problema dello scripting di OpenSim è che è difficilissimo, quindi cioè è difficilissimo e i risultati sono molto frustranti, nel senso che non funzionano spesso, lo dico sinceramente, sono stato scripter per anni e alla fine ho quasi diciamo smesso, perché per ottenere dei risultati appena appena un minimo decenti bisognava lavorare per dei mesi e forse anche per degli anni. Mi ricordo una volta che in Second Life mi hanno chiesto di scriptare il gioco del calcio e mi hanno detto guarda ti diamo una cifra immensa, e la cifra immensa per loro era 800-900 euro. E gli ho detto, guarda che per 800-900 euro per un lavoro che poi devo lavorarci per 6-7 mesi, non mi sembra una cifra adeguata, no? E per ottenere comunque dei risultati francamente scadenti. Questo è quanto. Vabbè, poi dice, Unity la possiamo usare, Unity in realtà non è open source, è una soluzione chiusa, ma noi nel corso pensavo di far vedere anche Godot, o anche Lavo eventualmente, ma Godot, che fanno quello che fa Unity ma in modo open source. Quindi vedete che è possibile scrivere senza dover dipendere da delle compagnie, aziende, eccetera. Blender, questa è una diapositiva su Blender, ma voi ormai lo sapete, no? Cioè non devo spiegarvi cos'è Blender, quasi tutti quelli presenti sanno, no? A seguito dei miei corsi, che appunto è la base. Comunque Blender è il filo conduttore, che è quello che consente di produrre degli oggetti o dei contesti, delle ambientazioni che possono essere portate in vari mondi virtuali e per esempio anche in Mindtest. Quindi Mindtest permette di inserire dentro degli oggetti Blender, ma Unity, già citato, Unreal Engine, che è il motore principe per eccellenza. Ah, tra l'altro con Unity e Unreal Engine queste cose si possono fare anche delle ambientazioni in realtà virtuale. E questo mi interessa moltissimo perché è possibile sostanzialmente con strumenti open source, cioè è gratuito di conseguenza, fare ciò che fanno le maggiori compagnie di videogame. Ovviamente se le usassimo noi come insegnanti faremmo delle cose molto semplici, non è che facciamo delle cose incredibili. Però già il fatto di poterlo fare è già un notevole passo avanti, no? Quindi questa è la cosa. E poi, vabbè, Godot, questa è la cosa che abbiamo visto. Dunque, ecco, invece, il discorso ultimo. Ecco, volevo solo presentarvi degli argomenti che sono stati visti a Lucca, che ho visto io, poi alcuni non li ho visti, quindi non so. Però sostanzialmente c'è stato un forte diciamo interesse su Minecraft VR e anche un pochino su Mindtest. Io ho fatto una piccola sessione su Mindtest, devo dire che anche lì
e francamente non è venuto molta gente, perché i main test non lo conoscono nessuno, quindi a maggior ragione, secondo me, dobbiamo cercare di presentarlo, perché obiettivamente ha delle possibilità. E prima non siamo riusciti a sentire dalla voce di Giovanni, ma io più volte mi preoccupavo che i ragazzini si sentissero minorati a usare una brutta copia di Minecraft, no? Perché questo è quello che sembra, no? Dall'esterno, vedendo Minecraft e Mindtest. Invece Giovanni Orefice più volte mi ha confermato che la cosa non crea nessun imbarazzo, quindi anzi è stato notevole. Vabbè, questi sono tutti gli argomenti che comunque vi ho accennato, no? Che abbiamo visto, eccetera. Ma abbiamo finito, perché io ho preparato, in realtà, queste sono le ultimissime diapositive, ma io volevo fare qualcosa di un po' più attivo, ma non so se ce la facciamo, ma sostanzialmente anche a Lucca parlavamo della dicotomia, cioè del fatto che ci fossero delle dicotomie inconciliabili. E queste dicotomie sono quelle che ho già accennato prima, no? La dicotomia era, ad esempio, per esempio, questo famoso discorso. Ecco, questa è una cosa che vorrei portare avanti. Adesso è tardi, quindi non so se ce la facciamo, ma se poi volete partecipare voi, no? Cioè in Edu3D, e mettere le vostre sensazioni su questi dibattiti, no? Cioè su cosa c'è di positivo e cosa c'è di negativo nel fatto di usare un kit rispetto ad avere dei percorsi personalizzati, ad esempio. Quindi adesso, vabbè, giusto velocemente, tra i due voi cosa preferireste in questo momento? Se uno diceste, se voi foste insegnante, dovesse organizzarvi un corso, vi piacerebbe di più avere un kit già fatto, oppure crearlo vivo, cioè che qualcuno vi insegni come creare un qualche cosa? Ecco. Come diceva Andrea Benassi, è il proporremo il questionario in Edu3D e poi magari lo pubblichiamo, vediamo un attimo. L'altra domanda su cui penseremo nei prossimi giorni è nota bene, non vi faccio vedere queste cose per scegliere uno o l'altro perché sono delle cose inconciliabili, ma perché in realtà c'è del positivo sia in una parte che nell'altra, quindi non è che il kit sia da criminalizzare. Il kit magari può essere utile in un primissimo momento, ma è così come creare potrebbe essere negativo se uno non ha le basi per creare o non ha le giuste informazioni. E l'altro dibattito sull'open source piuttosto che i sistemi proprietari, pro e contro, eccetera. E poi abbiamo altre diciamo, cose pensare, cioè se sia meglio andare in realtà virtuale oppure rimanere sui mondi virtuali, proprio per i problemi di costo che mi hanno detto e di uso. Poi non so se avevo messo un'altra cosa, ecco, un dibattito notevole sulla videogames e gamification. Questo è un discorso molto grosso su cui adesso non riesco, ormai è tardissimo, quindi non ve lo propongo, ma secondo alcuni i videogame fanno male e quindi sono da evitare, quindi soprattutto i videogame sono percepiti come strumenti violenti e da non far usare ai bambini, no? Soprattutto in classe, ovviamente. Però c'è un problema che il 99%, per non dire il 100% dei ragazzini, gioca a questi giochi. Quindi, ad esempio, Fortnite, l'ho scoperto anche ultimamente, e da 8 anni in su viene giocato da tutti i bambini che ho conosciuto. E me l'hanno confermato anche Giovanni Orefice e altri. Quindi, piuttosto che demonizzare questi giochi, a questi usi, conviene in realtà probabilmente capirli per poterli poi affrontare meglio. Poi, dunque, credo che a questo punto... Sì, ma è una cosa del genere. Ah, poi classe capovolta, classe tradizionale è un altro punto che ho messo, perché secondo alcuni la classe capovolta è solo un mezzo che hanno gli insegnanti per non lavorare, no. Cioè per far fare tutto ai ragazzi.
No, veramente io ho avuto delle discussioni profonde, no? Sull'inutilità, secondo alcuni, di questa cosa e così via. Basta. Allora, io sono stato fin troppo lungo, mi hanno già chiamato all'ordine, fortunatamente, mi chiedo scusa. Volevo fare qualcosa di un po' più interattivo, ma non c'è tempo. Ma se c'è ancora qualche domandina, oppure se Giliola vuole concludere in qualche modo. Mi senti? Sì, dicevo intanto che c'è questo libro Tutto quello che fa male fa bene, proprio a proposito dei video, del computer, dei giochi, ed è molto interessante, ci sono degli spunti. Poi niente, vi volevo invitare ai nostri corsi successivi, da gennaio in poi continuiamo con la nostra formazione, in particolare faremo un corso molto base perché va molto bene i corsi avanzati che propone Salazar e anche gli altri tutor, però io direi che per innovare, per attirare più gente bisogna anche formarli da zero, cioè incuriosirli sulle piccole cose che si possono fare e poi piano piano si appassioneranno e faranno sempre di più. Quindi seguiteci sui gruppi Facebook di Edu3D e gli altri che sono Edu3D Blender, Edu3D Scratch, eccetera, eccetera. Tutto quello che potete seguire, secondo me, vi farà bene. Vi farà male da una parte perché vi farà dormire poco, ma vi farà bene dall'altra. Ve lo ritroverete nell'entusiasmo nell'entrare a scuola e proporre ai vostri ragazzi cose nuove. Dopo le vacanze, se ci riposiamo, intanto buon Natale a tutti, se non ci vediamo in altro modo. Grazie della vostra presenza. E buonanotte.